Salve gente, sono No Jack, benvenuti nel decimo video della mia run di Hollow Knight. Ok, possiamo farcela, vero? Oh mio Dio. Ci troviamo in questo punto e quello che vorrei fare in questo video è dare un po' un'occhiata alle cose che possiamo fare con il doppio salto prima di continuare. Mi trovo in questo punto perché, aspetta che vi mostro con più attenzione. Allora, noi eravamo qua sotto. Mi sono fatto tutta questa strada. Qua ho sbagliato strada, invece di andare a sinistra sono andato in alto. E scendendo sono morto. Quindi sono ricomparso qui, mi sono rifatto di nuovo la strada. Ho eliminato l'Hollow. Non si può fare lo zoom. E ora ci troviamo qua. Perché però sono venuto qui? Perché volevo andare alla stazione per andare a comprare la lanterna che mi fa vedere al buio. Ops. Era questo il piano in realtà. Il mio obiettivo principale. Ma ne approfittiamo appunto per cercare di prendere roba. Capito. Vediamo. Quale amuleto? Ah no, un altro diario del viaggiatore. Ma cambiano i dialoghi ora? Cioè le scritte? Oppure dobbiamo darli a qualcuno? Perduto il viaggiatore è morto da tempo. No, ok. Quindi credo che siano oggetti da dare a qualcuno in realtà. Penso. Va bene. Perciò muoviamoci, come avevamo detto, verso la stazione. E torniamo in alto. Direzione corretta, sì. Devo scendere? No. Abbiamo racimolato i nostri 1800 geo. centro. Ah, attenzione però, abbiamo il salto a muro. No, non possiamo saltare a muro. Ok. E anche qui il salto a muro non mi serve, no? E invece sì. No! Non è che vado a morire qua. Dio. Ok, torniamo un attimo alla panchina. Non voglio rifarmi tutta la strada. Era in basso la stazione. Sì. Ma perché avevo messo il segno blu? Il segno blu era per le cose in cui non ero molto sicuro. Invece, e che cavolo. Invece quello rosso per quelle in cui ero sicuro. E qua era chiaro che dovevo usare i salti, no? Nuovo pezzo di maschera. Vabbè, e quindi abbiamo completato anche questa cosa qua. Madò, è bellissimo andare in giro e poi eliminare questi segnalini quando hai finito di esplorare le parti. Troppo, troppo bello, è una bellissima sensazione secondo me. Torniamo a noi. Non mi ricordo se nell'ultimo video o due video fa ho chiamato Pulveria Nido Sacro, mi sono sbagliato.
Nido Sacro è tutto questo luogo o una zona, boh? Nido Sacro è tipo lo stato, tipo la regione. Vecchio. Dakala, entuno. La grande capitale di Nido Sacro. Qui sì, quindi tutto questo è Nido Sacro. Vuoi portarti via i suoi tesori, vero? Deve essere Stracolma. La città si trova proprio al centro del reame, ma ho sentito dire che le porte sono sprangate, perciò entrarvi sarà un'impresa. Anche la prima parte di quella fortuna basta rendere un insetto ricchissimo, malgrado la mia età avanzata, ne ho visti solo pochi riuscire a farcela. Beh, con tutti i pericoli che si incontrano per le strade. Dakala, entuno. Sembra informazioni abbastanza Dakala, utili. chio. Ci dà il vecchietto. Ecco qua la nostra lanterna! Wahoo! Ok, immagino si dovrà equipaggiare. O ha effetto automatico? No, ha effetto automatico. Allora, intanto diamo una sistemata qui. L'inseguimento dei geo mi piace. La portata dell'aculeo non sarebbe male. Ma aspetta, ma ah, ma ecco, ma io ho più incavi. Ma sono un idiota. Vabbè, lo sappiamo che sono idiota. Ok. Questo anche sarebbe buono. Assorbire più anime. Oppure semplicemente mettiamo questo. Ok. Cioè, finché non esploriamo tutta la mappa, la bussola che ci indica la nostra posizione continua a rivelarsi, secondo me, abbastanza utile. Ci rende più semplice e rapido capire in ogni momento dove siamo senza perdere tempo a determinarlo, come si dice, in maniera personale, ecco. Torniamo ora un attimo indietro anche. Messaggio di Nido Sacro. Oh merda. Forse era meglio se salvavo prima di tornare indietro. I nostri agognati Geo. Cioè, questo me lo ricordo che volevo prenderlo. Qua siamo solo tornati in alto. Ok. Beh, dai, un'occhiatina. Beh, siamo noi quindi gli esseri superiori. Questa cosa non la ricordavo, è molto interessante. Chissà se intende il giocatore o il personaggio. Chi sarà l'essere superiore? Credo il personaggio, perché comunque il tasto cerchio lo indica. Successivamente come vero e proprio tutorial, non lo indica proprio nel gioco, lo indica come extra alla scritta. Ok, qua non possiamo più andare in alto. Questo è l'inizio. Quale sarà il nostro premio?
Oh mio Dio, il nostro premio è risalire. Oh merda. Oh mio Dio, dove siamo? Oh mio Dio. Ok. Di rupi urlanti. Mi sa che siamo finiti in qualche mappa segreta. O forse la parte iniziale del gioco era qua, non mi ricordo, no. Oh mio Dio, ok. Di qua potremo lanciarci successivamente. Mettiamo un punto. Blu, punto di curiosità. Non mi ricordo. Forse da lì si saltava sotto e si continuava. Sì, ma sicuramente era. Il gioco è iniziato qua, se non sbaglio. È che non mi ricordo bene. Gorb la grande. Sì, questo era l'inizio del gioco, vero? Ma aspetta, no, ma l'inizio non. No, non è l'inizio, perché l'inizio. Inizia da dove sono caduto, che sono andato a sinistra. Mio Dio. Stanno venendo dei super dubbi. Questa zona sembra troppo basilare. Non riesco a ricordare, maledizione. No, ma. No, no. Dove sono? No, questa è un'altra parte. Dove sono finito? Ah, ben trovato. Avevo la sensazione che si stesse avvicinando l'aura di un feroce guerriero. È incredibile che tu sia riuscito a trovare il mio rifugio qui in cima al mondo. Di sicuro avrai affrontato numerose prove e sconfitto innumerevoli nemici per trovarmi. E invece no, tipo abbiamo eliminato due boss principali, tipo due, massimo tre. Uno extra. No, non dire niente. Io, il maestro d'Aculeo Mato, che ha preso l'arte dell'Aculeo dal gran maestro d'Aculeo in persona, ti accetto come mio allievo. Iniziamo subito la lezione. Oh mio Dio, ma non è che. Non è che è una cosa troppo potente, tipo sfondo il gioco? Ma chi se ne fotte? Otteniamo i nostri premi. Oh mio Dio, cosa ho trovato? Lascia il pulsante mentre tiene premuto su o giù per eseguire l'attacco ciclone. Ora so cosa provava il mio maestro quando ci tramandava i suoi insegnamenti. Spero non mi riterrai troppo sfacciato se ti dico che per me sei come un figlio. Sì, quando ti ho visto effettuare la mia arte, ho improvvisamente sentito che c'era un legame tra noi. Tu mi rendi onore più di quanto riesca ad esprimere, caro allievo. Grazie. Bam. Finnen. Bam, Finenon. Credevo che avremmo combattuto. Bam. Finnen. Perché mi dice di lasciare premuto giù o su? Madonna, posso farlo gratis senza consumare anime?
Mi era sembrato che planasse prima. Sì, se spammo quadrato posso accelerarlo. Mio Dio. Bellissimo. Quindi saremmo rimasti tipo qua per un po' di tempo, immagino. Ad allenarci con lui, visto che ci considera anche un figlio. Cioè, non credo che sia successo tutto in un secondo. Madonna, ma siamo qui adesso. Madonna, vabbè, posso non sfruttare troppo il potere. Però a volte è strano, non mi saltava, perché? Boh, forse è un'impressione. Au. Gli abbiamo tirato due colpi e un danno gliel'abbiamo fatto con l'esplosione. Meno male che sono andato indietro. Allora, calma. Ok, credo che. Più che credo, spero che lì a sinistra, a destra non ci sia più nulla. Continuiamo in questa direzione. Ci siamo pure seduti. E che mi volevo buttare là sotto? Ma sicuramente sì. No, Madonna. Sicuramente ci si può buttare là sotto e si spunta da qualche parte. No, non ci credo, il cartografo. Così. Cambio totale, ora niente, esploriamo questa nuova mappa. Poi il bello è che ci sono nemici semplici. È interessante questa cosa. Credo sia qua sopra. Sì, è qua sopra. Ai confini di Dosagro. A Sacro. E alle piane desolate che lo circondano. Vabbè, credo non ci sia nulla oltre, immagino. Una padella è piuttosto semplice e lungi dall'essere completa. Può essere frustrante non conoscere l'area per intero. Mappa aggiornata. Vabbè, sì, mi dà la mappa base, no? Oh. È un po' strano. Di solito c'è la mappa tratteggiata. Questa è effettivamente un po' stranetta. Con calma. Ok, questo è piuttosto strano. Cos'è questo rumore? Vabbè. Ho finito le puntine blu quasi. No, cazzo.
Devo stare attento ad eventuali punte che cadono dall'alto. Nemici che spuntano dal nulla anche. Questo è interessante perché ci sono nemici semplici, ma la forma dell'area rende tutto piuttosto pericoloso. No, ma il level design è veramente a dei livelli sublimi, sublimi. Questo è interessante, ci sono le farfalle. Ma non è che veramente qua sotto c'era qualcosa? No, no. Poverino. Ah no, le farfalle sono ovunque, ok. Ops, scusa. Mio Dio, quale esplosione aiuta? Ci ha colpito tutti e tre con quell'esplosione. Uno l'ho eliminato e gli altri poi li ho potuti finire da solo. Ah, sì, la luce è fatta dalla lanterna. Madonna, incredibile. Vabbè. Cioè, ho un misto tra istinto e fortuna allucinante. Ho comprato la lanterna e proprio in quel momento sono voluto andare a sinistra e mi trovo più o meno tutti gli strumenti per poter almeno, non so, iniziare l'esplorazione di questa zona. Perché magari più avanti ci trovo zone che non riesco ad accedere, eh? Non lo sappiamo giustamente. Però stiamo facendo quasi tutto. Vedete? Qui c'è uno di questi cosi che non so come funzionano. Fastidio. Anche se penso sia semplicemente un punto dal quale si accede dall'altro lato, forse. Vediamo se riusciamo a scoprire com'è la storia veramente. Forse ci siamo persi qualcosa. No, non da lì almeno. Però va bene. Ma sì! Mado! Era questo punto, ecco, non mi ricordavo. Va bene. Questo è interessante. Quindi sono dei punti ai quali si può accedere in qualche modo particolare, con qualche tecnica che giustamente ancora non abbiamo. Interessante. Non lo segno nella mappa perché, anzi no, lo segniamo con il rosso. Ops. Vabbè, il blu era nel dirupo, lo mettiamo comunque per ricordarci. Basta. Vabbè, niente, non lo segniamo, tanto non c'è bisogno, va. Perché non c'è nulla comunque. Anche se mi dà fastidio il pensiero. Rimuovi, non lo posso mettere. Vabbè, basta, lasciamo quello blu. Il pensiero di non sbloccare quel passaggio, anche se so che non serve tipo a nulla. Mio Dio, cosa ci sarà qua sotto? Mio Dio, troppo bello.
Secondo me qualche... No, niente boss segreto. Cosa troveremo? Benedizione di Johnny. Madò, siamo alla penultima fila. 4. Benedetto da Johnny l'eretica benevolente. Trasforma i fluidi vitali in sangue vitale blu. Ma cosa fa? Chi lo indossa avrà un carapace più robusto e potrà sopportare più danni, ma non potrà curarsi concentrando le anime. Forse mi dà tipo un sacco di energia extra, però non posso curarmi. Cioè, ho quell'energia extra dall'inizio alla fine. Forse si recupera in automatico in qualche modo? Col tempo, tipo? Trasforma i fluidi vitali in sangue vitale blu. Oh mio Dio. Oh mio Dio, cosa abbiamo trovato? Madonna, che gioco pazzesco. Io passo il mio tempo così ad elogiare sto gioco. Ma è troppo bello. Cioè... Allora, capisco che tanti hanno amato Celeste. E non voglio sbilanciarmi nell'esprimermi visto che non ci ho giocato. Ma non credo che Celeste abbia la profondità di questo gioco. Non credo proprio. Cioè, questo gioco ha una profondità veramente incredibile. Cioè, il gameplay è assurdo, è assurdo. Dalla sua semplicità, con tutti questi amuleti, puoi variare così tanto le cose. Poi tutte queste zone segrete che puoi riuscire a raggiungere. Cioè, è assurdo, veramente assurdo. Madò! No! Che casino che ho fatto. Erano due. Me ne ero accorto perché... Ops, le ali mi sembravano più del normale. Immaginate quest'area senza l'amuleto che mi fa luce. Quella è perché è rimasta così. Un bug di animazione dovuto al fatto che sono morto e quindi... No, è perché è caduta qui nell'angolino. È come se fosse tra l'essere ancora in aria e l'aver toccato terra. Cioè non ha effettivamente l'hitbox dell'esplosione. Non ha toccato. Ok, questa è solo la direzione. Qua dove c'era lui. Verde via. Ma come verde via? Qua sotto mi posso ricollegare a una parte di verde via? Allora, continuiamo a risalire visto che eravamo caduti. Qua però mi pare che c'è lo stato. Sì, sono caduto. Esatto, più o meno. Poi sono caduto qua. Allora, quando arriveremo in basso, poi decideremo se provare a lanciarci dall'alto più a sinistra possibile per vedere se finiamo da qualche parte. Per adesso scendiamo in maniera più tranquilla. Ok, qui c'era il cartografo, qua sotto ci siamo stati. Ok. Questi sono i... Esatto, esseri superiori, queste parole... Queste pianure maledette si estendono all'infinito, non c'è nessun mondo al di là. Chi è tanto fuori da attraversare questo vuoto deve pagare il dazio e rinunciare alla preziosa mente data da questo reame.
Cioè, non... Io continuo a pensare cose tipo che se me ne continuo ad andare verso sinistra dove non c'è nulla, che ne so, parte un filmato segreto di fine gioco extra, che ne so, penso cose. Cioè, quando un gioco è fatto con così tanta cura, inizi a pensare che tutto è possibile. Allora, vabbè, dai. Accediamo a questa parte a destra, va? Ok. Un altro diario. Questa era chiaramente visibile. Raccogliamo le anime prima. Male non fanno. Ok, siamo arrivati a dove ci sono le anime. Wow. Il cadavere di un grosso insetto. Questo è interessante. Il cadavere mi fa pensare a due cose. Tipo che andando in giro forse sto triggerando degli eventi. Ma un'altra cosa che penso è che questo cadavere potrebbe tipo risvegliarsi, attaccarmi, venire controllato da qualcuno o qualcosa. Cioè, ora c'è il cadavere. Però chissà, magari avviene qualche evento strano, che ne so, che cambia la mappa, boh. Fa comparire nuovi nemici, si risvegliano i morti. E allora quel cadavere diventerà vivo e potrò affrontarlo. Cioè, proprio io me ne immagino di tutti i tipi. Qua abbiamo un altro di questi cosi. Però questo non lo voglio segnare. Perché credo che forse sbloccheremo qualcosa che ce l'indica magari nella mappa. Era meglio se compravo gli altri segnalini. Almeno potevo indicare questi cosi qua, vabbè. Male che va, se proprio dovremmo cercarli a caso, potrei cercarmi una mappa in internet per aiutarmi più in là, se ne avessi bisogno. Questo me lo concedo. Ma poi comunque è semplice stata fin qua. Anche se trovassi un boss sarebbe facile. Cioè basta buttarsi di sotto e via, e arrivi. Ok, abbiamo la larva. Cioè... Anzi, devo tornarci. No, da lì scendiamo a verde via. No, no, non ci voglio saltare lì sotto. Qua ci salteremo quando avremo... Cioè, quando saremo convinti di aver finito l'esplorazione di questa zona. Sarebbe un bene anche trovare, se possibile, una stazione ferroviaria. In modo da poter poi tornare agilmente. Ok, quindi... Ancora più a sinistra ci sono semplicemente altre piattaforme. Ok. Idolo del re. Idolo del re. Sarà un altro oggetto, infatti. Ok, quindi sembrerebbe che abbiamo quattro tipi di oggetti collezionabili. Abbiamo anche queste qua, in realtà, anche le uova rancide. Ok, credo che siamo arrivati più o meno alla fine dell'esplorazione di queste zone. No, merda! Vaffanculo.
Cosa sto facendo? Sto andando nel punto più alto e più a sinistra. Forse questo è il migliore perché... No, 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 eccolo. Vabbè, là ancora di più. No! No! Oh, Madonna. Ok, meglio di niente. Punto più in alto e più a sinistra per poi lanciarmi più a sinistra possibile. Per vedere se tipo finiamo su qualcosa, anche se pensandoci forse sarà inutile perché ho visto un video in cui parlava del... si chiamava tipo l'ottimo tutorial di Hollow Knight e non spoilerava nulla se non un'abilità. Oh oh. Che praticamente è lo scatto potenziato, che ci fa proprio volare verso sinistra all'infinito, quindi... Però forse è un'abilità di endgame, non lo so. Quindi avevo ragione che c'era quell'abilità che ci faceva volare verso sinistra, come la femmina. E di conseguenza forse è inutile, magari se usassi quell'abilità qua... Forse spunterei da qualche parte. Ok, è arrivato il momento. È arrivato il momento. Interessante che... Ah, sì, ha fatto l'animazione in cui atterro e quindi non posso muovermi, mi ha spinto indietro. Ok, quindi sì. Grazie forse a quell'abilità potrei andare oltre a questo vento, effettivamente. E questo è interessante. Sì, gettandomi là semplicemente finirei a Pulveria. Probabilmente, gettandomi dal burrone là in alto. Invece da qui finiamo a Verde Via e credo sia comunque un po' più interessante. Quindi avanziamo da questa parte. Credo di non essermi perso nulla. Oh. Aspetta. Madonna. Sono ancora nella zona... Qua non sono ancora a Verde Via, quindi... Esploriamo attentamente perché è sempre una zona nuova questa. O no? Ma... No, non è una zona nuova. Dove sono? Sono confuso. No, infatti. Wow. 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 Sì, ora me la ricordo. Au. Ah, sì, vero che ero passato da qui. Ma che cavolo, immaginava che qua sopra c'era un altro passaggio. Fa pazzesco, pazzesco. Questo è comunque interessante. Dove sto finendo? Sono tornato sopra. Magnifico, quindi... Possiamo pure tornare qua sopra.
quanti cadaveri di questi cosi qua rotondi? Ah, vero che era finito lì, mi hanno ucciso, madò. I ricordi. Va bene, direi che sarebbe il caso di fare il punto della situazione. Non immaginavo che questo video avrebbe fatto questa fine. Prima di concludere, magari me ne torno là sopra e ci lanciamo dall'alto, come avevo pensato. Ma sì, semplicemente credo che finiremo là in basso. Però sbloccherò magari in maniera più completa la mappa. Se credo si possa fare. Verde via. Non so se potevo passare a sinistra, non mi ricordo, ma credo che nel prossimo video, quello che faremo sarà forse andare al santuario di pietra, qua al centro, dove c'era una parte da fare nel buio. Voglio esplorare le parti del buio, per adesso. E poi continueremo con il resto. Va bene, dai ragazzi, ci salutiamo. Ci vediamo nel prossimo video. Go name, churo. Ok, 3 minuti e non è successo nulla. Mi basta, come attesa. Geronimo! Ah no, quella cosa che c'era forse in alto a destra erano semplicemente i nemici qua più avanti. Sono un idiota. Ma in questo punto c'era una parte segreta che non avevo raggiunto. Nelle nostre terre non nascondete la vostra vera forma, che in tutti possano godere della vostra magnificenza, poiché solo questo reame può generare degli esseri come voi. Furia del caduto. Incarna la furia e l'eroismo di chi sta per morire. La forza di chi lo indossa aumenta quando è vicino alla morte. Ok. Oh mio Dio. Ah, ok. Sono semplicemente qua. Come avevo fatto a non accorgermi di questo punto? Il genio colpisce ancora. Un altro sigillo. E con questi pochi ultimi geo mancanti, ecco Papanara. anche l'ultimo segnalino. L'altro l'avevo comprato poco fa. Va bene. Alla prossima.